Ciao a tutti amiche, benvenute in un nuovo podcast. Oggi vi parlo del cappello realizzato ad uncinetto. In particolare in questo video vi mostrerò 5 modelli che sono già presenti sul mio canale, quindi giù in descrizione vi lascio comunque tutti i link di riferimento. Inoltre vi lascio il link a questi tutorial anche nel primo commento di questo video. Ma parliamo un po' del cappello realizzato ad uncinetto. Si può fare veramente con tantissime tecniche diverse, da quelle più semplici fino ad arrivare a tecniche più complesse. Inoltre, per fare un cappellino possiamo utilizzare tantissimi filati diversi, da quelli in cotone, poi passare a quelli in lana per il periodo invernale. Possiamo anche utilizzare dei misti lana. Per quanto riguarda invece lo spessore, possiamo utilizzare un filato che ha uno spessore medio, ad esempio da lavorare con l'uncinetto del 3,5 fino ad arrivare al 4,5 se vogliamo ottenere comunque un cappellino che non sia troppo pesante, oppure se vogliamo un cappello più pesante, più caldo, possiamo anche utilizzare dei filati più spessi da lavorare, ad esempio con l'uncinetto del 5, 5,5, ma anche 6. E inoltre possiamo utilizzare veramente qualsiasi colore. Possiamo ad esempio utilizzare sia le tinte unite per realizzare un cappellino, ma anche dei filati sfumati che sono veramente bellissimi e danno comunque un tocco in più al progetto. Inoltre il cappello lavorato ad uncinetto può essere anche perfetto per fare un regalo. Io vi consiglio, se volete realizzare per la prima volta un cappello, di partire da quello che si realizza partendo proprio da una fascia elastica che va sulla fronte. Questa fascia poi va chiusa e poi si realizza la parte alta del cappello fino alla lunghezza che vogliamo appunto realizzare. Ma come si fanno a prendere le misure per realizzare un cappello? Se partiamo proprio dalla fascia elastica, la prima cosa da fare è quella di prendere la circonferenza della nostra testa e scriviamo quel numero. Però quando andiamo a realizzare la fascia elastica, comunque la dobbiamo fare più piccola di 8 centimetri in meno, anche di 10 centimetri in meno. Dipende anche molto dall'elasticità del filato, anche perché comunque, trattandosi proprio di un punto elastico, tende a cedere abbastanza, quindi dobbiamo comunque tenerci dei centimetri in meno e poi dopo andremo a chiudere questa fascia elastica per realizzare il cappellino. Io comunque, vi ho mostrato nei tutorial di questi cappellini che adesso vi presento, vi ho mostrato tutti i passaggi e vi ho spiegato anche come realizzare le varie taglie. Quindi adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta. Il primo cappello che vi presento l'ho chiamato Cappello Mia, ha dei colori molto autunnali e per dare un tocco in più a questo progetto ho aggiunto anche 2 bottoni in legno e il pompon. Quindi come vedete, aggiungendo anche dei piccoli accessori che possono essere sia dei bottoni, ma anche un fiocco, se dobbiamo realizzare ad esempio un cappello per una bimba, possiamo dare un tocco in più al progetto. Passiamo al secondo cappello che ho chiamato Brighella e l'ho realizzato con un filato sfumato dai colori veramente molto accesi. Si tratta di un cappello anche leggermente più lungo, con un punto fantasia semplicissimo da realizzare. Questo è perfetto anche se vogliamo fare un regalo molto particolare. Passiamo al terzo progetto, si tratta del cappello glicine che ho realizzato con 2 colori, rosa e viola. Ho aggiunto anche il pompon. In questo caso qui ho utilizzato anche un punto leggermente in rilievo, quindi il punto è molto particolare e si tratta anche di un cappellino che ho fatto leggermente più lungo. Quarto progetto, si tratta del cappello Sandy, questo l'ho fatto in 3 colori, quindi ho utilizzato il grigio, il bianco e anche il color ocra e l'effetto mi è piaciuto veramente tantissimo. Il punto fantasia è molto delicato e particolare. In questo caso qui ho realizzato anche il completo con i guantini senza dita, quindi ci sono anche i guantini se volete realizzare magari un regalo, c'è sia il cappello ma anche i guantini. Passiamo al quinto progetto e anche all'ultimo. Si tratta
del cappello più richiesto da voi. Questo è proprio il nome, anche perché è un cappellino che mi avete richiesto in tantissime, anche perché c'è già la sciarpa, si tratta di una sciarpa per bimba che ho fatto con lo stesso punto e mi avete richiesto anche il cappellino. Quindi in questo caso abbiamo il cappello e la sciarpa. Il punto fantasia è veramente molto particolare, quindi vi consiglio comunque di andare a vedere questi due video, quelli del cappello e anche della sciarpa. Quindi questi sono comunque tutti i tutorial che ho fatto già sui cappelli, ci sono come vedete anche degli abbinamenti. Io vi lascio tutti i link nella descrizione del video e anche nel primo commento. Ora vi faccio una domanda: avete mai fatto un cappello? Se sì, con quale tecnica l'avete realizzato? Io vi aspetto comunque nei commenti per sapere la vostra risposta e noi ci vediamo a breve, sia per i prossimi video ma anche per i prossimi tutorial. Ciao a tutte!